padri e dottori del popolo. La salute della nazione è in pericolo. Avete assistito anche voi a quell'ingresso trionfale che ha messo in sussulto tutta Gerusalemme. Avete udito anche voi quella plebe insensata che gridava Osanna nei cieli. Cosa manca oramai alla rovina di tutto l'ordine religioso e sociale? Ancora poco e la santa legge di Mosè sarà soffocata da queste nuove false dottrine. E sapete chi è causa di tutto ciò? Ha un nome: Gesù di Nazaret. Noi non permetteremo mai che quest'uomo regni da padrone nel Sacro Tempio. Eppure egli regna. Ieri è entrato nel Tempio, ha parlato ai venditori con un linguaggio superbo. Quindi preso un bastone in mano, li percuoteva e li cacciava fuori dal Tempio. Diceva: la mia è casa di preghiera e voi ne avete fatto una spelonca di ladri. Noi non sopporteremo un tanto agitatore delle turbe. Io affermo che costui è un seduttore, un malfattore, un ribelle, e come tale bisogna catturarlo e punirlo. Ma come potete? Come potete voi soffocare l'entusiasmo che gli accende nel popolo? Io l'ho visto, l'ho sentito predicare. Le sue parole accendono il cuore della gente. E poi, che cosa vi ha fatto di male? Perché volete prenderlo? Forse perché ha dato la vista ai ciechi, la parola ai muti, l'udito ai sordi, la vita ai morti? Lui che parla di fratellanza e di amore. E se Gesù di Nazaret fosse davvero l'aspettato Messia, tanto atteso dal nostro popolo? E tu credi che Gesù di Nazaret sia l'aspettato Messia? Ah, demenza! Cosa mai di grande può venire da Nazaret? Non conosciamo forse la sua stirpe? L'avvento del Messia è il cuore della nostra fede. E se il Signore avesse deciso diversamente? Se proprio avesse scelto un umile e povero figlio di un falegname di Nazaret? Chi siamo noi per decidere quale vie ha scelto il Signore per redimere il popolo di Israele? I nostri dottori, cambiate consiglio, cambiate consiglio. Ma maestro Nicodemo, come posso condividere la difesa di un uomo la cui unica missione è quella di dividere il nostro popolo? Se lo lasciamo libero, chiunque potrebbe abbracciare la sua dottrina e noi saremo perduti, perché trovando la divisione tra noi e il popolo, i romani ci toglierebbero ogni potere. Egli ci chiamò ipocriti, sepolcri imbiancati, razza di vipere. Bisogna ad ogni costo porre fine agli intrighi di quel seduttore. Non possiamo aspettare oltre. Vorrai tu, o Caifa, pontefice del Dio vivo e vero, generare una simile sentenza? Lasciate che i vostri cuori si inteneriscano. Soffocate la ribellione e l'insolenza. Oh, timidi insensati, ma non capite che la vostra falsa pietà ci condurrà alla rovina? Non è quello che il Galileo ha detto che ci preoccupa, ma che egli osa proclamarsi. A stento oso dire queste parole. Egli osa proclamarsi figlio di Dio. Ma non è meglio che muoia? Ti ricordo, Caifa, che al popolo di Israele è consentito dare la morte ad un agnello, ma non ad un uomo. Solo i romani possono. Questa è la legge di Roma. Ma per quanto possono essere gravi le sue accuse, non è lecito consegnare ai romani un nostro fratello. Bisognerà arrestarlo questa notte stessa. È necessario che il popolo non creda che condanniamo il suo idolo per odio o per vendetta. Tuttavia, per allontanare da noi
ogni colpa e responsabilità, è bene fare pronunciare la sentenza al governatore Pilato. Il compito è affidato a te, Natanaele. Per adesso togliamo la seduta.